doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. Buongiorno a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Più solare che mai, sono felicissima perché stasera vado a teatro. Forse incontrerò Tony Servillo. Sì, devo solo ringraziare Vincenzo per questa opportunità, che è un mio amico collega che mi dà questa occasione, e io cercherò in qualche modo di aiutarlo a teatro per questo evento che riguarderà il Teatro Bellini di Napoli, il camerino dell'attore. E se siete incuriosite vi lascio giù nell'info box il link, comunque è carina come cosa e... Sono emozionata, si vede? Allora, in questo look vi mostro un eyeliner, nello specifico quello di Neve Cosmetics. Vedete che è questo bellissimo colore borgogna che sta benissimo agli occhi verdi azzurri. Cioè, dovete avere questo eyeliner. Sul serio, cioè mettere l'eyeliner richiede pratica, quindi non vi spaventate, magari comprate degli eyeliner similari, oppure magari due di questi eyeliner, uno fate pratica inizialmente e poi l'altro sarà il vostro eyeliner a vita, perché questo colore è pazzesco. Ho applicato anche un po' di cigliozze finte giusto per dare questo effetto ancora più allungato. Io scappo, vi lascio al video tutorial e ci vediamo al prossimo video. Allora, come primo step voglio iniziare dalle sopracciglia, perché ultimamente sono diventate un po' più rade, anche se comunque sto cercando di alzare di più l'ala esterna perché mi piace più questo effetto un po' più disteso dell'occhio. Per farlo utilizzerò due matitine che ormai sono due anni da quando sono uscite che utilizzo, che sono quelle di Nabla, queste qua. I colori che però vado ad utilizzare sono Mercury, diciamo nella prima parte, e Neptune nella seconda parte. Le sopracciglia sono la cornice degli occhi, non dovete mai trascurarle, anche se volete un effetto più naturale, comunque sia definitele sempre un pochino, poco poco, perché se le avete più rade ancora delle mie è un problema. La Mercury è un colore che va più nel rossiccio, mentre questa qui, la Neptune, è un colore anche abbastanza scuro. Però se modulata bene va benissimo anche per le castane. Ok, vedete che sembro un trans? Non vi preoccupate perché adesso andrò col correttore. Poi vado con un pizzico di correttore, che utilizzo il Custard sempre di NARS, e vado in questa parte qua a illuminare tutta la fascia e a ripulire sbavature. Lo faccio col pennello numero 51 di Kiko, che è un nuovo pennello, se avete avuto già occasione di vederli in negozio. Ripulisco anche su, perché mi piace questo effetto definito ma più naturale. E poi, se vi rendete conto che comunque è un po' scuretta, vado con il pennello, sempre con il tinto del correttore a scarico, sopra i peli. È una cosa molto leggera, non è che dovete fare il pelo bianco, però applico un pizzico di primer potion della Urban Decay. Non so esattamente quello che andremo a fare, però tutto a posto. Quello che so è che utilizzeremo uno dei nuovi eyeliner e che il trucco eyeliner di neve, e che il trucco sarà molto simile a un trucco che ho postato giorni fa su Instagram, che vi è piaciuto talmente tanto che avete spulliciato in 500, quindi una cosa simile. Considerando che stasera è una sera importante, perché vado a teatro con il mio collega amico Vincenzo, che è un bravissimo truccatore, che ha organizzato un evento molto particolare, intanto sul dotto lacrimale applico questo qui che è Luna di Nabla, e ha creato un evento particolare con il Teatro Bellini di Napoli. Stasera c'è Tony Servillo, quale forse ci degnerà di tre parole, spero. E giusto un punto luci piccolino. Poi, visto che voglio dare molta luce, e quando voglio dare molta luce vado a utilizzare questo ombretto qui che ormai si è rotto, deturpato, ma è bellissimo, di pupa, questo qui, vedete, mi è caduto a terra, e lo vado a pressare con delle dita. Va benissimo qualsiasi ombretto luminoso che sia però un po' più doratino.
lo applico su tutta la palpebra mobile. Ok, mi munisco adesso di due pennelli da sfumatura e un mix tra questo e questo ombretto qui, che sono due marroni. Con quello più piccolo applico il prodotto e con l'altro più ampio sfumo e vado appunto a creare questa classica sfumatura nella piega. E ricordatevi che se fate in questo modo la sfumatura avviene e sarà naturalissima. Mi porto la sfumatura fin dentro perché voglio un effetto più sexy. E parlando un poco di quello che mi sta capitando, che fine ho fatto? Ho avuto un periodo bruttino, cioè nel senso nemmeno tanto brutto. Mi sono resa conto a un certo punto che il dover fare video, forse il trauma di Natale, no? Che pubblicavo un video al giorno, il dover fare video non mi portava a fare video con spensieratezza e bellezza, quindi ho iniziato a sentire un peso che mi ha portato poi a non registrare perché mi veniva l'angoscia. Invece è una cosa talmente bella fare video che la consiglio a tutti, però senza troppe pretese, perché comunque sia io sono quasi 7 anni che sono su YouTube e ho avuto una crescita molto lenta e ma siamo quasi veramente siamo un soffio e 30.000 iscritti. Anche se non direi iscritti, ma community, perché è quello YouTube fondamentalmente. Però ricordo ancora quando montavo i video con quei programmi che sono predefiniti su Windows, no? Windows Media. Adesso invece ho un Mac che ho acquistato grazie alle mie forze e i miei video credo non siano montati malissimo, anche se c'è un bel po' di lavoro ancora da fare. Però non è una professione. YouTube non è una professione, c'è poco da fare. Bisogna avere tanti di quei like, di quei commenti per poter dire io vivo di YouTube. Ma poi fondamentalmente non si sa tra 10 anni quello che sarà di YouTube. Può darsi pure che non esisterà più. Chissà che fine faremo noi se continuerete a vedermi qualche social, non lo so. Voglio un po' riscaldarla perché vedete questo marrone comunque lo vedo un po' freddino. Per farlo utilizzo paprika sempre di Nabla, che è questo. Ne applico giusto un pizzico, pizzico, pizzico al di sopra della sfumatura. A che punto sono i preparativi? Abbiamo fatto la promessa e quindi abbiamo fatto poi la festa perché a Napoli si usa fare questo e quindi niente, ci mancano giusto qualche cosa, i mobili, prima di tutto devono arrivare a casa nuova. È emozionante, sì, emozionante e faticoso. Parliamo di eyeliner. L'eyeliner che applicherò adesso è questo qui di Neve Cosmetics, della nuova collezione, cioè nella collezione permanente degli eyeliner Ink Me. Neve è uscita con tantissimi eyeliner, vedete, questi sono tutti. Io piano piano li sto testando, però con voi voglio applicare questo qui che è quello più rossiccio, è Hatshepsut, comunque lo trovate nell'info box. E cosa ne penso? Allora, mi piacciono, mi stanno piacendo molto. L'unica cosa, hanno una durata buona, però ovviamente non sono waterproof, nel senso che comunque se piangete, se lacrimate, purtroppo la codina via. Ma non riesco a fare la riga sottilissima, quindi io adesso lo faccio comunque con questo perché voglio avere una riga comunque abbastanza spessa, ma mi aiuto anche con questo nella parte finale, ok? Quindi vediamo che Dio me la mandi buona. Pulisco le ciglia perché dopo quando metterete il mascara bestemmierete. Cos'è? È bellissimo, un colore pazzesco. Ok, mi è venuta voglia di applicare un po' all'interno sempre della piega un pizzico di. Mi è venuta voglia di applicare un pizzico di Fahrenheit di Nabla, che è questo rosso che si avvicina tantissimo all'eyeliner. Ok, applico Nuit, che è quest'altro eyeliner sul dotto lacrimale qui. Ieri l'ho applicato, mi è piaciuto molto, specie in foto. Matita burro, tra virgolette, all'interno della Dreama. Applico questa di Benefit perché mi piace tantissimo.
però ne applico giusto un pelo, che è già molto chiara, vedete che l'effetto è già visibilissimo. Piego le ciglia e applico questo mascara waterproof di MAC che mi hanno consigliato. Io sto cercando il mascara perfetto waterproof. Mi ha consigliato la truccatrice di MAC a Via Toledo a Napoli e devo dire che mi sta piacendo molto. Di solito i mascara waterproof hanno questa consistenza acquosa, non mi piacciono, si sgretolano. Poi, visto che è una serata particolare, voglio mettere anche un tocco di ciglia finte, però io non sopporto le ciglia a rima intera per tante ore, quindi applico questo acciuffettino nella parte esterna e queste sono le A15 di MAC, però prima di metterle metto un pizzico di colla anche qui, vedete così, per avere una maggiore aderenza. Adesso mi vedo meglio da vicino, sistemo meglio le ciglia e vado a lavare i denti. Ritorno subito. Allora, ha bussato oggi il postino e mi è arrivato un rotolo e sono rimasta così, cioè. Sono tutte tinte labbra con matite della NYX e c'è un colore che mi piace particolarmente, solo che va un po' nel grigio, è questo qua. Che dite? Proverei questo su questo look. Vado anche di fretta adesso perché, come al solito, più state in anticipo e più si fa tardi. Però questa è la matita in abbinamento alla tinta, che io solitamente non la uso, però vediamo un po'. Mi aiuto con il pennello da rossetto numero 08 di Kiko. No, troppo grigio. Non saprei. No, allora mi piace, però per la serata non mi piace, quindi adesso lo tolgo. Indosso Androgeny, sempre di Gerard Cosmetics, che è la tinta che indossavo proprio nel look che avevo postato su Instagram. Che puzza! Aspetto che la tinta si asciughi. Tanto questo è il look. Vi rimando per la base all'altro video dove vi faccio vedere una base perfetta come Photoshop. E credo sia un video molto richiesto, anche se su YouTube ce ne sono di diversi. Però questa è la mia variante, la mia tecnica, quindi ve la trasmetto. Io vi do un grosso bacio, spero che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Io scappo.